citato i lavori di Emo Mischi sull'occupatore di ultima istanza, quindi l'intervento governativo per occupare le persone che si trovano fuori dal mercato del lavoro. Potrebbe entrare un po' più nello specifico e dirci di che cosa si tratta? Sì, diciamo che questa, prima che di Mischi, era un'idea keynesiana, cioè il fatto che la piena occupazione dei lavoratori sia possibile e che questo risultato però non venga raggiunto automaticamente dai mercati ma richieda un intervento pubblico, è sicuramente di Keynes. Mischi poi l'ha elaborata e ha dato una serie di ulteriori suggerimenti su come in pratica si potrebbe sviluppare questa politica. E dopo Mischi tutta una serie di studiosi che in gran parte fanno riferimento alla Modern Money Theory l'hanno ulteriormente sviluppata, e economisti del Levy Institute hanno anche collaborato a degli esperimenti di questo genere in Messico, in Argentina, e in Sudafrica, in India e in altre parti del mondo. Ora, l'idea è che si può mettere in piedi un meccanismo per cui il governo è disposto a fornire un posto di lavoro a chiunque sia disponibile a lavorare per un minimo di ore alla settimana. Questo non è un'operazione centralizzata da parte del governo nazionale, ma di solito si suggerisce che venga fatta dalle istituzioni locali del governo, in sintonia con il terzo settore. Quindi il governo dovrebbe prevedere tutta una serie di lavori che si ritiene siano utili, necessari, quant'altro. Il terzo settore, le associazioni, i comuni, le province e quant'altro farebbero delle proposte e poi in base a queste proposte si procederebbe all'assunzione dei lavoratori. Assunzione che dovrebbe avvenire a un salario che non sia competitivo con quello del settore privato. Quindi l'idea è che io, Stato, invece di darti, che ne so, 500 euro di sussidio di disoccupazione perché sei povero e senza lavoro, ti do 600 euro, poniamo, per farti fare un lavoro che ritengo utile, diciamo socialmente utile. In Italia non è un bel termine perché è associato a un esperimento fatto piuttosto male, ma che tutto sommato aveva più o meno le stesse nobili origini. Però l'idea è appunto un po' questa: ci sono tutta una serie di lavori di pubblica utilità che sono forse indispensabili. Pensiamo alla tutela del territorio, al fatto che ogni volta che c'è un'alluvione ci ricordiamo che non viene speso nulla per la prevenzione delle alluvioni, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste cose si potrebbero fare. Farle con questo stipendio minimo avrebbe una serie di conseguenze utili. La prima è quella di dare un pavimento a quella che è la paga ritenuta dignitosa in un paese, e quindi a quel punto nessuno sarebbe interessato a lavorare per un imprenditore privato al di sotto di quello stipendio minimo, perché il governo è disposto a pagargli quello stipendio minimo. E questo potrebbe porre fine a tutte le illegalità che purtroppo abbondano nel nostro paese di sfruttamento illecito di manodopera. Però, appunto, se lo stipendio non è competitivo rispetto a uno stipendio dato da un'impresa privata, questo non sposta, danneggia in alcun modo il funzionamento dei mercati. Quindi un imprenditore che voglia attivare una sua attività non avrà difficoltà a trovare lavoratori disposti a lavorare perché c'è questo programma governativo. Quindi una delle cose un po' delicate è appunto capire qual è questa soglia minima di stipendio da fornire a chiunque sia disposto a svolgere questo lavoro.
Una volta implementato, questo programma avrebbe una serie di grossi vantaggi rispetto ad altri modi di stimolare l'economia. Il primo è che funziona in maniera automatica. Quando l'economia va in crisi e quindi aumentano i disoccupati, automaticamente c'è una maggiore domanda di questi posti di lavoro di ultima istanza, e questo, diciamo, pone anche qui un freno a quanto poveri possono diventare gli abitanti di un paese quando arriva una crisi economica. Ma quando il sistema economico si riprende, poiché è più diciamo remunerativo lavorare per un'impresa privata, i lavoratori che stanno in questo meccanismo dovrebbero tutti passare a cercare lavoro e trovare lavoro in un'impresa privata dove guadagnano di più. Quindi la spesa pubblica dovrebbe automaticamente ridursi nelle fasi di prosperità economica e aumentare nelle fasi di crisi, e quindi avremo il massimo dell'effetto benefico di stabilizzazione automatica data dalla politica fiscale. E anche non dovremo avere effetti sull'inflazione, che è sempre lo spauracchio di chi non vuole spesa pubblica, perché appunto, posto che questo meccanismo funzionerebbe automaticamente, e allora diciamo con crisi e la ripresa non dovrebbe portare a una eccessiva domanda in tempi di crescita, ma semplicemente stabilizzare le cose. A mio avviso, diciamo, quindi è comparabile con altre forme di sostegno del reddito, come il reddito di cittadinanza, solo che c'è una branca dell'economia che non mi piace particolarmente, ma che è la cosiddetta economia della felicità, che ha però trovato alcuni risultati molto robusti, e in particolare in queste indagini che fanno chiedendo alle persone da cosa dipende il loro benessere, una cosa che hanno scoperto in molti paesi, in diversi periodi del tempo, è che le persone che ricevono, diciamo, 600 euro con un assegno di disoccupazione stanno meno bene di chi lavora con uno stipendio di 600 euro, cioè a parità di condizioni il lavoratore preferisce lavorare piuttosto che stare a casa con un assegno, cosa che è un po' controintuitiva per, diciamo, la classica persona di destra che dice i disoccupati vogliono stare a casa non pagati perché eccetera eccetera. E invece, se ci pensiamo, a delle, diciamo, delle motivazioni forti, perché quando si lavora si è immersi in un contesto sociale che, oltre a farci guadagnare lo stipendio, in molti casi ci dà anche una serie di altre gratificazioni, rapporti interpersonali, accrescimento del proprio bagaglio culturale, miglioramento delle nostre capacità, che se noi stiamo a casa disoccupati non abbiamo. E di nuovo, se questo stipendio è uno stipendio dignitoso, questo dovrebbe anche far sparire, soprattutto in paesi come, in zone come il Mezzogiorno d'Italia, quell'economia sommersa che di solito fornisce uno stipendio inferiore a quello che è il minimo, e che di fatto oggi agisce come una specie di cuscinetto a contrastare la crisi. Oggi nel Mezzogiorno d'Italia, a mio avviso, la crisi si sente meno, per fortuna, perché c'è l'economia sommersa. Se noi facessimo una guerra seria all'economia sommersa del Mezzogiorno, oggi avremmo la rivoluzione domani mattina nelle strade. Quindi questi più o meno sono i programmi, diciamo, le idee del programma di pubblico impiego di ultima istanza. È importante che, a mio avviso, sia un programma universale. E il problema del, per esempio, dei lavori socialmente utili che abbiamo avuto in Italia è che erano un programma limitato, e quindi, essendo limitato, c'era qualcuno che decideva chi entrava e chi no, e questo ha dato origine a clientele, e non c'era un meccanismo di controllo su cosa facessero effettivamente questi lavoratori, quindi di fatto ha creato una sorta di diciamo, disperati di serie A, che erano i lavoratori socialmente utili, e di disperati di serie B, che erano i disoccupati, che non avevano neanche quello.
Invece questo tipo di meccanismo dovrebbe essere messo in piedi in modo da evitare appunto discriminazioni, possibilità di gestione corrotta, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema forse è che mi ha molto colpito pochi giorni fa leggere i commenti su questa vicenda dei vigili romani, perché mi sembra che la maggior parte degli italiani oggi pensi che tutti i dipendenti pubblici siano dei fannulloni da licenziare. Ora, non capiscono che se qualche politico segue questa strada il paese sprofonderà in una crisi ancora peggiore, e che certamente se c'è qualcuno che viola le regole questo deve essere punito, ma servizi pubblici vanno forniti e non sono forniti in maniera sufficiente in Italia. Abbiamo bisogno di più servizi pubblici di qualità e non di licenziare dipendenti pubblici.